GF VIP 7. Martina Nasoni piange per Daniele Dal Moro. Se vi aspettavate delle dinamiche con l'ingresso degli ex nella casa, eccovi accontentati. Proprio negli ultimi giorni e come prevedibile, Oriana Marzoli si è mostrata parecchio insofferente per l'ingresso dell'ex fidanzata del suo Daniele. Il rapporto con il modello e imprenditore è sempre travagliato, con lui che tentenna e non vuole lasciarsi andare. La modella venezuelana, invece, è convinta dei suoi sentimenti e non fa nulla per nasconderli. Forse per un eccesso di gelosia, Oriana Marzoli si è lasciata andare ad una frase che ha molto colpito il pubblico del GF VIP. Durante il terzo appuntamento con la GF VIP Radio a condurre sono state tra gli altri Antonella Fiordelisi e Martina Nasoni. Ebbene, ad Oriana è sfuggita una frase che però è stata colta da molti: vorrei ammazzarle. In tanti hanno chiesto la sua squalifica o provvedimenti che però nell'ultima puntata di ieri, giovedì 9 febbraio, non sono arrivati. Il triangolo tra Daniele, Oriana e Martina. Cosa succede? Martina Nasoni ha voluto mettere in guardia Daniele Dal Moro. Oriana non è la donna che fa per te. Poi, confidandosi con Sara Altobello, la modella ha detto tra le lacrime: quanto tempo siamo stati insieme? Noi abbiamo avuto un sacco a che fare per tanto tempo. Tra litigi e cose, erano quelle storie mai vissute veramente appieno per via delle litigate. Ci scontravamo veramente tantissimo. Poi Martina Nasoni ha aggiunto: sono stata bravissima io in realtà a gestire tutto. Non mi recrimino proprio niente, anzi. Sarò sempre qua a difendere questa persona perché ho conosciuto il suo dolore e farò in modo che lui sia felice. Ma è anche arrivato il momento che metta me stessa al primo posto, perché tendo sempre a comprendere il dolore degli altri ma il mio mai. Frasi che hanno generato moltissimi commenti sui social, soprattutto da parte degli Oriele. Come quello di chi sottolinea: vabbè, se avesse voluto, visto che rimasti in contatto avrebbe avuto migliaia di occasioni per tornare insieme. Non è successo, ma forse sperava che davanti le telecamere succedesse. E poi, ma quale relazione esattamente? Ma dai, accannate voi e lei dopo 4 anni e basta, lasciatelo in pace Daniele.